Comincia adesso Firenze Ovest Grassina con queste formazioni. Suggerimento verso Turchi, mette giù il 7, Turchi, due uomini su di lui, riesce a liberarsi con una magia, Turchi entra in area, contatto regolare per l'arbitro. Inferiorità numerica ai giocatori del Firenze Ovest, Turchi prova a fare tutto da solo, suggerimento verso De Carlo, De Carlo, il tiro ed è rete, Firenze Ovest in vantaggio al 40° di gioco con De Carlo che finalizza un contropiede perfetto innescato da Turchi che ha aspettato il momento giusto e poi tocco dentro per De Carlo, ha evitato un avversario su Tarchi in uscita, ha azzeccato il mancino vincente e avanti adesso la formazione di mister Alari quando sono passati, come detto, 40 minuti di gioco. E di fatto al primo vero tentativo, la prima vera occasione da gol, il Firenze Ovest è in vantaggio. Grande freddo Tommaso e dunque non c'è più tempo, le squadre vanno negli spogliatoi al termine di questo primo tempo di gioco. 0 per il Firenze Ovest. Parte Chirici, la traiettoria, il pallone buono per Gurioli che la insacca, però l'arbitro frena subito la gioia. Tacconi, per in entrato Renna, non c'è fallo su di lui, Renna il tiro, alto, occasionissimo qua i Chirici. Traversone e l'incornata fuori, incredibile cosa si è mangiato qui di Tommaso. Da parte di Nuccia, cercare ancora Bruni, pallone che sfila, De Carlo può controllare in area, ritorna Muras, il pallone resta lì, chiedono un rigore, tocco di ritorno verso Mazzoli, dentro di Tommaso, stoppa, controlla di Tommaso, la chiusura poi da parte di Fallani che di fatto però serve Magnoli, Magnoli limite dell'area, il tiro fuori di poco, senza pensarci due volte, Bruni in area di rigore, Bruni il tiro e la risposta in due tempi da parte di Tarchi. Si ferma su di lui, c'è Guilherme, prosegue il dialogo con Renne, pallone dentro sul secondo palo, c'è il colpo di testa vincente da parte di Tacconi che al 22° del secondo tempo fa 2-2. Di nuovo in parità la sfida qua alle due strade del Galluzzo. Tacconi si è fatto trovare pronto all'appuntamento col gol. Cross perfetto al bacio da parte di Renna e allora la formazione di Tortelli la riequilibria. Parte Bruni, tiro morbido, la deviazione ed è un altro gol annullato, però proprio così l'ha messa in rete Rossi ad un metro dalla linea dopo una deviazione di un difensore del Grassina. Vediamo qual è la decisione, l'assistente ha alzato subito la bandierina, vediamo un po' se verrà assegnato il gol oppure. Di Tommaso in area di rigore, di Tommaso pensa al tiro, lo effettua, la parata da parte di Nucci. Renna, non c'è pressione, Renna dentro per Di Tommaso e pallone fuori. 10 minuti, 1-1 nei primi 90 minuti, questa finale playoff tra Firenze Ovest e Grassi riparte adesso per Renna. Va sul fondo Renna, entra in area, il suggerimento basso per Montuschi che poi la insacca e il gol da parte di Di Tommaso al 4° di gioco. Chiedono il fuorigioco i giocatori del Firenze Ovest, ma così non è, è Di Tommaso che porta in vantaggio il Grassina al 4° del primo tempo supplementare. Baschieri, parte Gianni, il destro è sulla linea, la salva Murras. Parte Gianni, il tiro, scavalca la barriera e che miracolo da parte di Tarchi, dove è volato. La fine dei primi 15 minuti. Firenze Ovest, si parte adesso. Pallone dentro, Bruni ci prova, para Tarchi. Prato corto su Montuschi che supera l'avversario, Montuschi entra, supera anche il terzo, Montuschi il tiro. La parata a terra da parte di Nucci, Artelli, resta però ancora lì Firenze Ovest, Rossi la girata, alto, Montuschi di fronte al suo avversario, la gioca su Sottili, Sottili arriva prima del portiere, chiedono il rigore, sarà solo corner, prende un provvedimento ed espelle il tecnico del Firenze Ovest, Alari, per proteste che devono il fallo, fischio finale
che arriva adesso. Il Grassina vince per 2-1 e va in eccellenza. Si completa la promozione per i ragazzi di Tortelli. Firenze Ovest è battuto sul campo per 2-1, ma con la graduatoria potrebbe andare comunque in eccellenza.